Vinovo. Fino a qualche anno fa questa era una terra conosciuta per chi come me ama i colori bianconeri, per la sede della Juventus. Beh, ancora oggi qui ci sono molti ricordi della nostra squadra, ci sono le giovanili, ci sono tante realtà, ma io voglio conoscere Vinovo dal punto di vista turistico, dal punto di vista delle sue eccellenze, andare nel suo centro storico, raccontarvi cosa c'è qui di bello e di buono da vedere, perché sarà una puntata molto enogastronomica. Racconteremo storie di famiglia, racconteremo storie di giovani che aprono un'attività particolare in questo paese meraviglioso per tenerlo in vita, per farlo crescere. Insomma, un'altra puntata di Le Eccellenze dei Territori con il vostro Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze italiane, col suo immancabile zaino che anche d'estate, anche col sudore, non manca mai, perché bisogna portare poi in giro un po' tutta l'attrezzatura di Le Eccellenze dei Territori. E allora, bando alle ciance, mettetevi comodi, arriva Le Eccellenze dei Territori da Vinovo. Come sapete, carissimi amici, il vostro Davide Gerbino, il mondo del pane piace, perché con il pane c'è la focaccia, c'è la pizza, ci sono i dolci. Mi sono un po' informato, ho chiesto in giro una panetteria storica che sia qua da 20, 30. Beh, me ne hanno detta una che è qua non da 20, non da 30, non da 40 anni, ma da tempo immemorabile. Beh, direi che allora è arrivato il momento di andarla a scoprire insieme. Della panetteria si tramanda di generazione in generazione. Ho conosciuto una famiglia che da tempo immemorabile, andiamo qui indietro di decenni, qui in questo territorio porta la sua eccellenza, i suoi prodotti di qualità. Ve li voglio presentare, ve li voglio far conoscere. Sono la famiglia Musso. Buongiorno, benvenuti. Qui vedete una mamma con i suoi due figli, siamo alle ultime generazioni, siamo alla generazione attuale, ma questa attività, vi fate, arriva da lontanissimo. Cioè, signora mi raccontava che sua nonna faceva già la panettiera in questa zona. Sì. Era già panettiera. Dal 79 invece però siete qui in questa panetteria e siete famiglia Musso. Nel 1954 c'era il nonno, lo zio e il papà. Ok, ok. Fino ad arrivare al 1969. Ok, perfetto. Poi è mancata la suocera, la mamma di mio marito, e l'hanno dato via. Ok, e poi l'avete ripresa dopo voi? Dopo 10 anni l'ha ripresa mio marito. Ah, ok, mi mancavano proprio questi 10 anni praticamente, però il DNA è sempre vostro, cioè alla fine siete sempre in un modo o nell'altro, il cerchio si chiude e si ritorna al mondo della panetteria. Ma arriviamo ai giorni nostri, che poi agli amici che ci guardano da casa cosa interessa sono le cose buone che si fanno oggi, e qua parlerei proprio con il maestro panettiere, perché stiamo già vedendo alcune immagini lui al lavoro, perché tutto quello che vediamo qua tutta produzione nostra. Alla notte facciamo il pane, le pizze, sforniamo il croissant, il brioche, al mattino presto faccio cuocere i cannoli, poi li riempie mia sorella, certo. E la pasticceria o la facciamo a tarda mattinata o al pomeriggio, perché certi giorni facciamo, c'è cioè un giorno sì, un giorno no, facciamo i grissini, certo, sia certo, stirati che rubatà, al farro e varie qualità. E quali sono i prodotti più apprezzati, i vostri cavalli di battaglia? Ce ne sono tanti, immagino, però... La prima è la pizza. Okay. La pizza. Infatti mi hanno parlato della pizza quando mi hanno parlato di voi, quindi quella ok. Poi ci sono le piove, che ormai sono pochi a farle, a meno io vedo anche sui siti, roba sì, così, sì, okay. Ci sono le piove, che è tipica
specialità sì, piemontese. Vero, è il classico pane di una volta, pane di montagna per intenderci. E queste okay, qua ruota dentro, queste qua una okay, volta, proprio una volta, come diceva mio padre, una bella piova, un alpin che sarebbe una toma. Sì, una sì, 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 sì. E due bicchieri di bandera. Ed era festa. Due. Carissimi amici, come potevamo andarcene senza vedere nascere questa meraviglia? Combinazione, in questi minuti in cui il vostro Davide Gerbino è stato in questa panetteria, si sono create tante cose, avete visto le paste di meliga e poi c'è anche la focaccia che è uno dei cavalli di battaglia di Franco. Che sì, dire? Sì. Non posso far altro che farti i complimenti perché davvero è uno spettacolo, però come detto, se volete godervelo fino a fondo questo spettacolo dovete venire qua. Come detto, siamo in pieno centro a Vinovo, quindi facilissimo da trovare, e venite lì a conoscere, a scoprire, perché ne vale la pena. Ora lo lascio andare a lavorare, un po' perché fa caldissimo e questa appena spornata sembra di essere vicino a un forno effettivamente. Vuole andare via perché la vuole assaggiare. E poi, andiamo a fare anche la degustazione ovviamente. Non andate via voi. Però perché il nostro programma, la puntata continua, abbiamo ancora molto da scoprire. Siamo arrivati alla frutta. Sì, siamo alla frutta, ma non è un modo di dire, nel senso che siamo arrivati alla fine della puntata, no, perché abbiamo ancora tante cose da raccontare. Siamo alla frutta è il nome dell'attività nella quale sono oggi, un'attività che porta in pieno centro a Vinovo i prodotti di questo territorio, ma non soltanto. E a raccontarceli, a farceli conoscere, ci sono questi due ragazzi. Benvenuti intanto. Allora, tu sei Gioacchino, sì, giusto? E questo nome già ci porta in terre lontane, ma poi ci scopriremo, racconteremo un po' questa storia. E tu invece sei Lucia. Ragazzi, raccontatemi un po' questa attività. Cioè, tutte queste meraviglie che troviamo intorno a noi, da dove arriva? Soprattutto dalla Sicilia, perché io sono di Palermo. Ok. Quindi abbiamo deciso di fare questo negozio piccolo, però con prodotti particolari, soprattutto siciliani. Ok, quindi la Sicilia, all'interno, nel centro, come ho detto, di Vinovo, c'è un angolo di Sicilia. Apprezza la gente di Vinovo questo? Ma piano piano la gente si convince che abbiamo dei prodotti buoni. Certo. E che vengono veramente dalla Sicilia e non da chissà dove. Esatto, perché la Sicilia, carissimi amici, ne abbiamo parlato tante volte, ci siamo anche stati, è una terra ricca di cose buone e ha la fortuna, visto il suo clima, di averle quasi tutto l'anno, e quindi questo poi anche in un'attività come questa si traduce in un prodotto di qualità, in un prodotto d'eccellenza che può arrivare sulle nostre tavole sempre. Ma tutti questi, per avere questi prodotti, tu sei in contatto diretto quindi sì, con aziende agricole, con fornitori delle aziende agricole, e poi noi giù a Palermo abbiamo anche un altro punto vendita dove è gestito da mio fratello, e abbiamo la possibilità di farci arrivare quasi tutto dalla Sicilia. Perché infatti mi chiedevo come fosse possibile, perché non, ragazzi, non è facile, cioè ormai siamo nel 2023, ma comunque avere ogni giorno il prodotto fresco così, ok, voi quindi avete due filiali praticamente, una a nord e una a sud, che collaborano e che quindi riescono a portare poi in tavola le cornice. Come a Torino, sicuramente testimonianze dell'epoca sabauda, l'epoca dei reali, delle grandi monarchie,
è ancora viva e vegeta, come lo si vede ad esempio dal castello che c'è qui alle mie spalle, un castello che perde nel tempo la sua storia. Oggi è un centro espositivo, un centro medico, perché le sue sale sono state adibite e ristrutturate per essere utili ai giorni nostri, per essere utili alla collettività, ma all'interno e all'esterno devo dire che trasmette tutto il suo fascino, tutta la sua meraviglia, tutta la sua eccellenza. Siamo proprio in pieno centro, è una meraviglia da scoprire, da conoscere. Della salumeria, della gastronomia, può essere un film. Un film perché all'interno di attività come quelle che vi raccontiamo si vivono ogni giorno tante emozioni, si è sempre di corsa, capita un po' di tutto, ma quando questo film è una famiglia, devo dire che è ancora più bello. Non ci avete capito niente di questa presentazione, ma adesso lo scopriremo insieme alla signora Luisa. Benvenuta Luisa. Intanto, perché ho detto film? Perché film è il nome di questa attività di cui parliamo, questa gastronomia, macelleria, salumeria, cioè chi più ne ha più ne metta, perché fate veramente tantissime cose, ma si chiama film. Perché film? Film è nato perché il proprietario, che era mio marito, che okay. Si chiama Franco okay. Ed era conosciuto come Polleria Franco, è okay. mancato 8 anni fa okay. E quindi siamo subentrati come famiglia okay. E abbiamo pensato, di utilizzando tutte le nostre iniziali okay. di dare questo nome a questa società. In questo modo avete omaggiato da un lato il marito certo. che è il fondatore certo. e avete anche portato avanti l'attività con i nomi della vostra famiglia attuale, perché questa è un'attività di famiglia. Siete qui da 40 anni, mi diceva? Sì, dall'80 questa ditta. Caspita, ragazzi, tantissimo tempo, sempre però all'insegna dell'eccellenza, i prodotti di qualità. Siete partiti come polleria. Siamo partiti come polleria. Poi okay. strada facendo ci siamo aggiornati, evoluti perché comunque la richiesta della clientela è sempre più ampia. Esatto. Per cui abbiamo cominciato a produrre prodotti nostri, a okay. comunque a mantenere sempre il pollo che comunque... Però sì. ci siamo orientati molto sul pollo allevato libero. Ok, ecco, e questo è molto importante. Da dove arrivano i vostri polli? Italia, okay. innanzitutto. Okay. Quindi, e questo è importantissimo. quindi sono allevati... liberi nel centro Italia o okay. nel sud Italia okay. perché okay. devono avere molto spazio certo perché purtroppo c'è qualche monte e non ci sono molto spazio per cui devono avere molto spazio, quindi è un pollo che è allevato libero senza antibiotico, quindi okay. cresce la crescita lenta e per cui è un prodotto che sta prendendo piede, purtroppo ce n'è poco. Certo, purtroppo l'eccellenza è sempre poco, limitata. Quindi okay. è limitata, per cui ha ancora un costo che magari può essere un pochino più alto rispetto però, al pollo. Però io dico sempre, sul cibo non dobbiamo badare a spese. Questo dovrebbe essere la nostra cultura, mangiare meglio e mangiare poco. Esatto.
carissimi amici, mi sono spostato da Vinovo, mi sono spostato di pochi chilometri a Piobesi Torinese. Nel frattempo ho anche cambiato un pochettino look, perché qui ci sta, perché queste sono terre di non solo agricoltura, non solo artigianato, ma sono anche terre che vogliono guardare a Torino, vogliono guardare alla Movida. Ma io sono qui perché mi hanno parlato di alcune attività che meritano di essere raccontate. Beh, non ce ne sono molte, perché Piobesi è una piccolissima realtà, un piccolo borgo, però qui c'è comunque qualcosa che merita il nostro racconto. Ad esempio una macelleria storica, gestita da una famiglia che qui fa ancora le cose alla vecchia maniera, la produzione antica, quella più autentica, quella originale, quella più vera. E beh, direi che è arrivato il momento di dire bando alle ciance e quindi andiamo a conoscere questa realtà di Piobesi Torino. Wish I could get through to you, don't know what I'd do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Piobesi Torinese, siamo nel cuore della razza bovina piemontese. Qui la carne è un'istituzione, così come è un'istituzione tutto il mondo dei salumi. Qui siamo ad un passo dalla campagna, quindi tantissimi allevamenti, tantissimi animali che crescono ancora alla vecchia maniera. E in una realtà come questa anche le macellerie sono ancora alla vecchia maniera, hanno ancora nel loro DNA la tradizione di questo territorio. Ne è un esempio il signore al mio fianco, Giuseppe Gramaglia. Benvenuto. Intanto, grazie Giuseppe, grazie mille, grazie a voi. Siamo all'interno della sua attività che, come detto, rispecchia a pieno quello che vi ho appena raccontato. Voi siete qua da una vita, sì. Mi dicono. Sì, da sempre. Io ho iniziato proprio da ragazzino. Da ragazzino, esatto, da bambino. Sì, e adesso siamo giustamente in piena attività, ringraziando. E beh, meno male, anche perché andando in giro per il paese, chiedendo un pochettino, tutti mi hanno indirizzato qua, perché qua si trova ancora veramente la carne, come ho detto all'inizio, alla vecchia maniera. Cioè voi andate ancora a cercare negli allevamenti, sì, proprio esatto, i migliori animali. Ormai siamo rimasti in pochi macellai di vecchio stampo, nel senso andiamo ancora noi a comprare i vitelli in azienda, seguiamo la macellazione, che naturalmente non viene più qua, ma nei macelli certo, autorizzati, certo. Dopodiché le mezzene vengono portate qua, lavorate da noi e giustamente arrivate al banco per offrire il meglio al cliente. Ecco, ecco, sottolineiamo anche questo aspetto, perché a parte appunto il grosso della macellazione, che ovviamente non sarebbe più possibile, però la fase finale, cioè voi ci mettete ancora la mano, cioè siete certo, ancora certo, artigiani. Noi seguiamo ancora tutto dall'inizio alla fine, ecco, diciamo. E poi noi abbiamo sempre creduto nella qualità e infatti i nostri vitelli arrivano solo da un'azienda qua della zona, naturalmente, solo vitelli di razza piemontese, naturalmente, e questo è da sempre che viene fatto in questo modo. Quindi anche, diciamo, la miglior pubblicità, come dico sempre, è la passaparola, perché chi esatto, viene trova la qualità, lo dice agli altri e si esatto, via, e diventa veramente una linea giusta. Ed è poi il motivo per cui noi siamo qua, perché fondamentalmente noi andiamo molto sul passaparola, chiediamo in paese dove ci mandano, dove possiamo andare a trovare quello e quell'altro prodotto, e in tantissimi, anzi potrei dire praticamente tutti, mi hanno detto di venire qua. Grazie. Non solo per la carne però, perché mi dicono che siete molto bravi anche coi salumi. Sì, noi abbiamo creato il prosciutto cotto artigianale, nel senso lo facciamo ancora noi. Facciamo arrivare le cosce nostrane, sì, dei maiali allevati qua in zona, dopodiché io li salo, abbiamo la salina come ancora una volta, okay, una salina antichissima, e infatti il risultato c'è, perché riusciamo ad avere un prosciutto cotto al banco che è inimitabile. Cioè è veramente non abbiamo creato nulla di strano, ecco, siamo tornati indietro, esatto, siamo esatto, ritornati a fare un prosciutto cotto come si faceva una volta. Come diciamo sempre nel nostro programma, al giorno d'oggi la vera novità è riscoprire la tradizione. Sì.
prima di ritornare a Vinovo, perché tornerò a Vinovo per andare nella casa della Juve, quella che era la casa della Juve, ma di questo parleremo dopo, voglio ancora andare nel centro storico qui di Piobesi Torinese, perché nella piazza principale metto che c'è un'attività interessante gestita da una ragazza che in qualche modo tiene proprio in vita questo paese. Direi che è arrivato il momento di andarla a conoscere insieme. E carissimi amici, sono nel mondo del pane, nel mondo delle cose buone, con una ragazza che ha un nome veramente molto particolare e già quello in un certo senso è un po' un'eccellenza. Corinna. Giusto. Nome particolarissimo per una ragazza che ha deciso di tenere in vita il suo paese in un certo senso. Perché tu cosa fai qui in pieno centro storico a Piobesi Torinese? Allora, la mia è un'attività di rivendita pane. Il pane arriva da Vinovo, è un pane di qualità in quanto è fatto con farina tipo 1. Dalla pizza, i grissini, i dolci, tutto, abbiamo eliminato la farina 0 e 00 anche per motivi di salute. Certo. E quindi punto molto sulla qualità dei prodotti. E sulla tradizione, perché ormai appunto la farina tipo 1 sembra quasi una novità, ma in realtà sì, è la farina originale, sì, quella che usavano i nostri nonni, per sì, intenderci, quella sì, che faceva bene, veramente. Sì. Poi va bene, farina di segale, infatti ho il pane di segale, di curcuma, 5 cereali, di farro, abbiamo tanti tipi di pane, di diverse tipologie e farine. Beh, che dire ragazzi, una bella scoperta, come detto Piobesi Torinese è a pochi chilometri da Vinovo, da dove siamo partiti, e merita veramente una piccola visita, perché il suo centro storico è suggestivo, particolare, e poi ci sono alcune di attività che meritano di essere raccontate, così come abbiamo fatto. Però a questo punto direi che mi cambio di nuovo e torno a Vinovo per concludere alla grande questa puntata. Carissimi amici, da buon juventino passando per Vinovo non potevo che concludere questa puntata di Le Eccellenze dei Territori allo Juventus Trading Center. Come detto, qui una volta si allenava anche la prima squadra della Juve fino a qualche anno fa, fin prima di spostarsi alla Continassa, ma qui ci sono ancora uffici, ci sono ancora tantissime cose legate al mondo Juve, e quindi giustamente volevo, prima di salutarci, fare ancora una piccola tappa qui. Ma noi oggi abbiamo parlato di Vinovo, abbiamo parlato del suo centro storico, delle sue eccellenze, delle sue meraviglie, delle sue cose buone, perché oggi abbiamo parlato molto molto di cose buone, e del resto Le Eccellenze dei Territori nasce principalmente per il mondo dell'enogastronomia, ma non soltanto, perché poi col tempo ci siamo un po' sviluppati, siamo un po' cresciuti, insomma, e siamo passati anche a molto molto altro, tra cui gli eventi, i grandi eventi del nostro territorio, dei nostri territori, e non soltanto. Che dire, carissimi amici, dal vostro Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze italiane per il momento è tutto. L'appuntamento è dunque alla prossima puntata di Le Eccellenze dei Territori.
sempre in giro, on the road, per la nostra meravigliosa Italia, alla ricerca del meglio dei nostri territori. E poi lo raccontiamo sul Digi Network, sulle migliori web TV d'Italia e insomma un po' in ogni dove. Grazie a tutti e alla prossima puntata!